Due parole soltanto per introdurre gli speaker, anche se nessuno di loro ha bisogno di presentazioni. Andrò da destra a sinistra. Enrique Baron Crespo, adesso cattedra Jean Monnet in Francia, ma è stato, sì, in Spagna, buongiorno, ma soprattutto è stato presidente del Parlamento Europeo, molto effective presidente del Parlamento Europeo, grazie mille di essere qui. Professor Giuliano Amato, ex presidente, mi pare difficile elencare tutto, comunque ex primo ministro, ministro del tesoro, ma soprattutto per quanto mi riguarda ex professore dell'Istituto Universitario Europeo. E le sue lezioni, quando, il primo corso che ha fatto quando è venuto era sulla Costituzione in prospettiva storico-politica, la Costituzione italiana, ed è stato, eccolo l'errore, orrore, mamma mia. Anche Biarritz è sbagliato. Esatto. Mamma mia. Perché Biarritz e Nice erano la presidenza francese. Orrore. Orrore, orrore. E il suo corso, che è stato uno dei più belli che abbia mai seguito in vita mia, che si finiva, eravamo tutti ancora, è stato quello che ha completamente cambiato la mia prospettiva su come si può studiare, da cui poi nel suo piccolo ha cominciato il percorso per questo libro. E non sarò mai abbastanza grata dell'aiuto e dei consigli al professor Amato. Massimo Gaiani, come sapete, è coordinatore e consigliere diplomatico del Ministro per le Politiche Europee, se ci fosse il Ministro, e coordinatore. Io ho suggerito a Franco che potevo farlo io il Ministro delle Politiche Comunitarie, ma ha detto che ancora era troppo presto, quindi niente. E coordinatore della conferenza interministeriale per le politiche europee, che è lo strumento che, per chi avesse voglia di leggere il mio libro, ha cambiato la conduzione delle politiche europee in Italia negli ultimi anni. E se c'è, è veramente merito di Massimo, che quindi è uno degli eroini del mio libro. Last but not least, Giovanni Tria, che è presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto anche professore a Tor Vergata, amico e consigliere. Le scemate che faccio sono tutte mie, consigli positivi invece sono tutti suoi.